Oh, rieccoci online. Ciao Andrea. Ciao Umberto. Ovviamente avete imparato a conoscere Andrea, o forse no, negli ultimi giorni. È qui con noi il nostro grande ospite. Di cosa parliamo adesso, Andrea? Di Tom Clancy's Division. Di The Division, esatto, che io ho potuto provare. Titolo che ovviamente conoscono tutti, che è stato annunciato un paio di anni or sono. Proprio qua alle 3, alla fine della conferenza di Ubisoft, titolo di cui si è parlato moltissimo per ragioni diciamo più o meno positive, visto che comunque è un titolo molto interessante, ma che da qualche tempo si rumoreggia sia stato un pochino, diciamo, abbia perso qualcosa dal punto di vista grafico. Parleremo anche di questo. Io oggi l'ho provato, ho provato una missione piuttosto limitata. Di fatto quello che ho potuto fare è stato giocare con altri due scoppiato il cervello, con altre due persone appartenenti alla stampa specializzata, e assieme abbiamo giocato a una missione all'interno di quest'area altamente contaminata, così le chiamano, aree altamente contaminate che sono le più pericolose, ma anche quelle al cui interno potranno essere recuperati gli artefatti e gli oggetti più preziosi. Quest'area si raggiungeva dalla mappa principale. Non ci sono caricamenti per passare da un'area all'altra, semplicemente c'è un ostacolo che va scavalcato in questo caso e che poi non si può riscavalcare dall'altra parte, quindi diciamo c'è un punto di estrazione, un punto di uscita. Esatto. E quest'area era sia PvP, quindi ci si scontrava contro un altro team, sia PvE, quindi c'erano anche dei personaggi ostili controllati dall'intelligenza artificiale. Un po' simile a quella modalità di Halo che ne parlava Anthony Iodice. Sì, probabilmente è il momento di questo tipo di modalità mista, anche ad esempio For Honor. Esattamente. La modalità in 6x6 era piuttosto semplice. C'era una prima parte in cui i due team erano separati, andavano sconfitti alcuni gruppetti di nemici sempre controllati dall'intelligenza artificiale e opzionali, e poi col team avversario ci si affrontava per il controllo di un punto d'estrazione. Punto d'estrazione al cui interno bisognava aspettare un elicottero, appunto, a cui legare degli artefatti ritrovati e quindi poi, insomma, farlo andare via. Ovviamente chi riusciva a far estrarre il maggior numero di artefatti vinceva la partita. Una modalità piuttosto semplice, una modalità che però ci ha permesso di provare per la prima volta i sistemi di gioco. The Division, come sapete, è uno sparatutto in terza persona, però anche con una forte componente RPG. Componente RPG che si declina sotto vari aspetti, ad esempio sotto una pesante customizzazione del personaggio che ha due armi primarie, una secondaria, tutta una serie di oggetti che customizzano quella che è l'outfit del proprio personaggio, e poi anche due abilità attive, controllabili con RB ed LB, nel caso della versione testata, ovviamente, ovvero su Xbox One. E sistemi di gioco che però si allontanano anche in parte dagli sparatutto in terza persona, anche ad esempio per la resistenza dei nemici. Non è un titolo dove due colpi bastano ad abbattere l'avversario, c'è proprio una barra della vita e si vedono le statistiche dei punti vita che si tolgono agli avversari, quindi anche questo aspetto è più vicino quasi a un'esperienza rollistica piuttosto che a uno sparatutto. Sparatutto che però viene ripreso per il sistema di copertura, comunque per l'immediatezza dei controlli, anche per la visuale stessa che è in terza persona, ma poi si avvicina nel momento in cui si preme il grilletto sinistro, appunto, per prendere la mira e poi sparare con quello destro. Quindi insomma un mix di meccaniche. Non so se proprio su questi aspetti hanno delle prime domande. Sì, c'è una domanda di Greenkill24 che ti chiede, a proposito di Division, per che pubblico secondo te si rivolge questo titolo? È un pubblico estremamente... Ale, si sente? Ale, si sente quello che stiamo dicendo un po' distante? Ok, comunque il pubblico di The Division... Ok, ma nessuno si è lamentato fino adesso, okay. Quindi... Qual è il pubblico di The Division? È sicuramente un pubblico vasto, perché non abbraccia nessuno dei due estremi, né degli sparatutto né dei giochi di ruolo, mescola le meccaniche di questi due generi di appartenenza in un modo piuttosto soft, non è un titolo estremo con delle derive che si rivolgono a un pubblico specifico. Sì. Poi c'è Cretino Potente che chiede, Division è solo online, è possibile giocarlo anche offline? Grazie. Allora, l'esperienza dovrebbe, diciamo che loro non parlano ancora di quanti giocatori, di come si dividerà offline e online in maniera specifica.
dovrebbe essere un titolo che sarà sperimentabile anche offline. Detto questo, però, è assolutamente un gioco in cui la componente online sarà preponderante. Ho provato a chiedere a ciascuna area istanziata quanti giocatori avrà, non è stato possibile saperlo. Purtroppo Ubisoft ancora non risponde a questo genere di domande legate a quanti giocatori, quanto sarà importante effettivamente sperimentarlo sempre online. Ci vorrà probabilmente ancora un po' di tempo. Poi c'è Gade98 che chiede: secondo te il feeling delle armi com'è e del loot? Okay. Se sai qualcosa. Le armi hanno un buon feeling, sia in termini di realizzazione che ad esempio di rinculo, non sono malvagie. Però, come dicevo, non è uno sparatutto in terza persona puro, quindi il fatto che ci sia una barra della vita, il fatto che si debba colpire l'avversario per più volte, non permette di fare animazioni brevi, ad esempio della morte. C'è comunque sempre un tempo piuttosto lungo durante il quale bisogna colpire l'avversario, e questo non permette di creare animazioni realistiche, perché ovviamente non è realistico che un avversario possa prendere 40 colpi prima di cadere a terra. Poi c'era una domanda che chiedeva Gade98: come ti è sembrato il feeling con le armi? Ah no, ho sbagliato, l'ho già detto questa. No, di Davide PS4 che chiede: il sistema di copertura è piacevole o macchinoso? No, il sistema di copertura è piacevole, è molto semplice, si gestisce con la A, premendo la A, nel caso sempre del pad di Xbox One, si va in copertura, con la B si scavalca l'oggetto che si sta utilizzando per coprirsi, e sempre con la A ci si può spostare quando ad esempio una copertura fa un angolo e si vuole passare dall'altra parte. È molto molto semplice e immediato. Con lo stick sinistro premendolo si fa lo sprint. Poi c'è una molto interessante di Giovia 2302 che chiede: per i giocatori non affezionati a Tom Clancy, piacerà The Division? È assolutamente indipendente da qualsiasi tipo di opera precedente fatta da Ubisoft col marchio Tom Clancy, è proprio un universo a parte, cioè la storia di questa New York che ormai è praticamente devastata, distrutta, esatto, in un mondo post-apocalittico, al cui interno si lotta per la sopravvivenza. Ci sono bande criminali, ci sono bande di persone che semplicemente appunto cercano di sopravvivere, ma non ha alcun tipo di richiesta in termini di giochi precedentemente giocati. Poi c'è AndyMake90 che chiede se la scelta che i compagni di squadra possano uccidere possa inficiare sul godimento del gioco. E quando si muore si perdono gli equipaggiamenti e le armi? Molta domanda. Allora, quando si muore non si perdono equipaggiamenti e armi, nel senso che prima della missione, nel nostro caso, ci è stato permesso fare una brevissima selezione nelle armi. Ogni volta che si moriva si aspettava il respawn all'interno di quest'area e poi quando si rinasceva si avevano le stesse armi. Sì. Non ho capito invece la prima domanda, cosa intende esattamente? Se i compagni che possono... Cioè, lui ha detto così: secondo voi non è una cazzata il fatto che in qualsiasi momento un mio compagno di squadra mi può uccidere? Ah, quindi intende il fuoco amico. Sì. Ma sinceramente non so se è una cosa che sarà limitata a certe modalità, a determinati momenti. Comunque loro hanno l'ambizione di creare un titolo anche con una componente strategica importante, nel senso che bisogna coordinarsi, utilizzare le diverse abilità con i compagni. Parlando con i compagni, in quell'ottica può aver senso. Poi c'è Gigantone88 che ti chiede: la distruttibilità ambientale com'è? È zero. Zero. La durata si sa? No, la durata della campagna Chiave no. 1983. È un gioco che si potrà... che sicuramente avrà una componente legata alla storia, che avrà un suo inizio e una sua fine, che potrà durare le sue ore. E poi ci saranno tutta una serie di contenuti, come quello che abbiamo provato, che invece sono per loro stessa natura più rigiocabili, perché magari vuoi tornare in quell'area particolare dove si gioca anche in PvP per recuperare nuovi equipaggiamenti e così via. Poi c'è Dimitri che ti chiede se hai notizie di una companion app. No, non ho notizie di una companion app, però potrebbe benissimo esserci. Poi, come si sa di esperienza in base alle uccisioni o completamente le missioni? Da Jack Chick. Non è stato possibile vedere il sistema di crescita. Quando succedono i nemici non c'è un'indicazione dell'esperienza, però penso che comunque vada a finire la missione, perché la nostra missione non finiva con una schermata di fine missione, finiva con il logo. Comunque sia andata, sia che si sia vinto, sia che si sia perso, certamente ti darà un premio in termini di punti esperienza per quello che hai fatto. Poi chiedono se è esclusa da Sony, ma non lo è, mi salto. Poi
di nuovo Green Kill 24 chiede una cosa che ti è piaciuta e una cosa che non ti è piaciuta. Allora, così ne approfitto anche per parlare. Mi è piaciuta comunque questa commistione tra generi che permette, a quanto sembra, di creare un titolo abbastanza profondo in cui il gioco di squadra ha un suo peso importante. La cosa che non mi è piaciuta, e che però bisogna mettere, bisogna contestualizzare, è come effettivamente, e qua rispondo a quelle che saranno le domande che di certo arriveranno, rispetto al primissimo filmato che si è visto, c'è un downgrade, nel senso che quello era probabilmente un target render, questo diciamo è più realistico rispetto a quello che sarà la qualità finale del prodotto, detto che comunque ancora ci stanno lavorando. Non è un gioco brutto da vedere assolutamente, però si notano diversi aspetti, ad esempio legati anche alla risoluzione di alcune superfici, alla pulizia generale dell'immagine, che lo distanziano parecchio dalla primissima demo che si è vista. Detto questo, lo ripeto, ne abbiamo provato una modalità multiplayer anche in PvP. È normale che quando ad esempio il netcode è fondamentale si abbassino si abbassi un pochino la grafica, si renda meno pulita, meno ricca, perché comunque ciò che conta è che poi il netcode regga tutte le informazioni. Poi c'è Saride che dice che recito molto bene gli FPS e mi trovo molto sciolto, quindi ti ringrazio, ci rivedremo, grazie. Cioè, un'altra Radio Maria questa, proprio adesso facevo la messa. Quindi elementi MMO sarà di tipo Destiny, Marac 91? Non sarà quasi certamente, però anche lì ripeto, io ho provato a chiederlo, non parlano di quanta gente gioca, non sarà un World of Warcraft, sarà sicuramente ad aree più istanziate con un numero minore di persone che si potranno incontrare anche al di fuori del gruppo dei propri amici, però non bisogna aspettarsi un mondo di gioco con migliaia e migliaia di persone. Questo è importante. Ergut chiede se sono sicuri che l'orario della conferenza PC è alle 3, perché sembra sia alle 2. Allora, la conferenza PC è alle 2? Non si capisce, perché sul manifesto è scritto dalle 3 alle 5. Mi sembra che ce l'aveva Jacopo, giusto? Sul manifesto è scritto... Cioè dalle 3 alle 5 italiane. No, i miei PM, no, di qua. Scusate, aspetta. Sei sicuro di questo? Dalle 3, dalle 11 di sera all'una di notte. Dalle 5 di pomeriggio alle 8 di pomeriggio, orario nostro. Quindi sarebbe 17, dalle 2 di notte... fino alle 5 però di mattina. Però c'era l'apertura delle porte alle 5. A me è arrivato l'invito con scritto: mi raccomando, sta dentro le 6 p.m. perché inizia a quell'ora. Quindi inizia alle 6 p.m. Quindi secondo me inizia alle 6 in realtà. Dura un'ora e poi c'è una... che sono le 2. Esatto, perché anch'io ho letto la stessa mail. Dovrebbe iniziare alle 6. Alle 3 di notte, quindi alle 3 di notte italiane. Identico a Sony. Esatto, dovrebbe durare un'ora e poi... l'orario di fine è perché prevede un periodo dopo, se si hanno appuntamenti con per chiacchierare con gli sviluppatori, esattamente. Quindi teoricamente alle 3 di notte, poi come la copriremo? Questa è una bella domanda. La faremo la diretta, perché l'abbiamo promesso, quindi faremo la diretta, si troverà un modo per farla diretta. Bob Brasil chiede di parlare in inglese. Possiamo farlo? No, non possiamo farlo, perché non ha senso parlare in inglese. Araldar chiede se uscirà Old Gen, ma penso di no. Uscirà? Old Gen? No. Non mi pare. Ah, parlavano alcuni di downgrade, che ne pensi te a riguardo? Ma qua bisogna capirsi, nel senso che, ripeto, la prima demo che avevamo mostrato era chiaramente il loro obiettivo finale. Nel frattempo possono essere successe delle cose che hanno fatto abbassare un po' il dettaglio, e oggettivamente quello che abbiamo giocato oggi, quello che si è visto la prima volta, non era la stessa cosa. Però ci stanno ancora lavorando, però era un'area multiplayer anche competitiva, quindi con un numero maggiore di persone. Ci sono tutta una serie di variabili. Sicuro quello che ho visto oggi non era quello che si è visto nella prima demo, quello è in dubbio. Poi c'è Chiave 1983 che chiede se sarà un open world della GTA oppure tipo Crysis, Sandbox in macro area. Se lo sai. No, sarà una cosa probabilmente diversa ancora, ci saranno tante aree, nel senso più vicino a Crysis, però con giocatori sia appartenenti al proprio gruppo che non al proprio gruppo. Quante persone popoleranno queste aree non si può sapere al momento. Galen ha scritto, il sito ufficiale della conferenza PC dice tra 24 e 47 minuti. Non lo so, perché... Chi è? Per Paolo? Vabbè, poi ne parliamo dopo, è inutile discutere adesso. La moneta storia sarà interamente giocabile in multiplayer con amici o anche tramite matchmaking? Da Super 6
Super una domanda, Season è una domanda a cui non so, non sa rispondere, lo sentiamo. Ci sono droni comandabili, chiede Mr. Void. Dovrebbero esserci tre gadget, anche i droni, però i gadget che oggi erano disponibili erano le sticky bomb, le granate quelle classiche, c'era una specie di radar che per pochi secondi mostrava quelli che erano i nemici nell'area, e dintorni poi c'erano delle torrette e poi c'era anche una modalità, un'abilità per curare i compagni. Chiedono se hai provato una fase editor all'inizio. No, cioè l'editor era semplicemente legata alla scelta di pochissime armi e queste 5 abilità. Adesso non chiedono più niente. Come si accederà alle diverse modalità? La coop non funziona, drop in, drop out? No, tutte queste. Allora, le informazioni legate al numero di persone, a queste modalità, oggi non c'è stata nemmeno una presentazione, era semplicemente una stanzina con all'interno delle varie postazioni ci si posizionava, infatti mi sta esplodendo il telefono, ci si posizionava e stop, si aspettava. Una domanda molto pertinente di Impe10, che ne pensi di Minecraft? Beh, un ottimo titolo che non ha bisogno di grosse presentazioni. L'IA, intelligenza artificiale? Intelligenza artificiale? Allora, IA 98, quella dei nemici mi è sembrata buona, abbastanza standard, però utilizza le coperture, non è problematica. Qualcosa sulla trama, se lo sai, chiedono. Oggi non ci sono stati ulteriori dettagli legati alla trama, per nulla. Non ci sono più altre domande? Beh, direi che comunque sono le 16, sì, direi che possiamo. Queste erano più o meno le informazioni di una demo che appunto è durata circa una decina di minuti e che purtroppo non ha avuto prima una presentazione. Quindi questo è quanto. La prossima diretta sarà di Hitman con Pierpaolo. E direi che questo è quanto. Grazie Andrea. Grazie Umberto. Ciao. Ci vorrà qualche secondo. Ciao.